Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Mi trovo non lontano da casa, anzi, sono a casa fondamentalmente. Sono a Firenze, cioè la Toscana adesso è zona arancione, quindi non è consentito spostarsi fuori dal proprio comune, che mi vede costretto a ridurre drasticamente i miei scatti di paesaggio naturale, che come chi mi segue un pochino su YouTube sa, io ho una grande predilezione per il paesaggio naturale. Per dedicarmi un pochino al paesaggio urbano, a Firenze nello specifico, e non mi lamento affatto perché è bellissimo. Ora, questa mattina sono in uno spot veramente bello, che volevo fotografare da molto tempo, le condizioni sembravano giuste stamani e forse è vero, perché adesso sono nell'ora blu, che è forse il momento migliore per scattare la città illuminata, perché comincia ad esserci un pochino di luce ambientale, di tonalità blu, ma i palazzi, gli edifici, i monumenti sono illuminati e creano un bellissimo contrasto con il cielo buio. Vedremo oggi uno scatto in bracketing unito poi in post-produzione in HDR o in multi-esposizione manuale, come faccio di solito io, di questa scena qua. È uno spot molto molto bello perché è uno dei pochi in cui da Firenze è possibile riprendere il panorama classico di Firenze dall'alto, ma vedendo la facciata del Duomo, quindi una prospettiva un po' diversa al classico Piazza di Michelangelo, così per dire. Quindi vedremo come si imposta la macchina per fare questa serie di scatti e poi vedremo il resto su Lightroom e Photoshop. Dopodiché io spero di restare a scattare anche durante l'alba, sembra un'alba molto molto promettente, quindi vediamo se esce fuori qualcosa di buono. Quindi ci vediamo tra un attimo per parlare della tecnica di scatto. Allora, ho impostato il mio scatto. Allora, per impostare il bracketing ci sono alcune possibilità. Intanto partiamo dalle basi. Tutto deve essere in manuale, sia la messa a fuoco che l'esposizione. In alternativa al manuale potete utilizzare la modalità priorità di diaframma, che nella Nikon è la A, per lasciare decidere alla macchina come variare il tempo di scatto. Io scatto sempre in manuale, ma perché mi torna comodo così. Quindi diaframma fisso, tempi variabili, ISO naturalmente fisso e così. Si mette a fuoco prima di scattare manualmente in un punto molto luminoso, magari dove riusciamo manualmente a mettere a fuoco. La messa a fuoco, ripeto, deve essere manuale, molto molto importante perché altrimenti ad ogni scatto la macchina cercherà con l'autofocus di rimettere a fuoco e potrebbe causare messe a fuoco diverse o errate addirittura, specialmente in situazioni in cui siamo praticamente al buio. Oh, allora, vedo subito che lo scatto che stavo facendo è riuscito perfettamente, il cielo è bellissimo. E parliamo un attimo quindi del bracketing. Alcune macchine lo hanno in automatico, c'è la sigla A e B, Auto Exposure Bracketing. Questo significa che sarà la macchina a decidere lo scatto a forcella, quindi voi scegliete uno scatto di base, diciamo correttamente esposto, anche se poi vedremo magari che non è così nella multiesposizione, ma questo ci arriveremo più avanti quando selezioneremo le foto per la post-produzione. Quindi uno scatto centrale correttamente esposto, poi la macchina prenderà una serie di scatti sottoesposti, una serie di scatti sovraesposti, così da darci una estesa gamma dinamica. Alcune macchine non hanno l'auto exposure bracketing, di conseguenza lo dovrete fare voi manualmente. Ora, io consiglio di mantenere sempre uno stop di distanza da uno scatto all'altro, non certo di più di uno stop, così da avere un po' tutta la situazione degli scatti che vogliamo. Con il bracketing automatico in macchina, io quando sono in scene del genere, notturne, faccio sempre una serie di 9 scatti, per il semplice motivo che non mi costa nulla portare a casa qualche scatto in più del necessario, così almeno sono sicuro che è tutto correttamente esposto. C'è da considerare anche nell'auto exposure bracketing la regola che la macchina non può da sola scattare più di 30 secondi, perché per fare più di 30 secondi bisogna andare in modalità bulb. Quindi dobbiamo ricordarci la regola dei 2 secondi, cioè se facciamo un bracketing di 9 scatti, 2 secondi è il massimo di tempo che possiamo allungare
per avere il bracketing in automatico. Perché? Perché se noi andiamo a fare quattro scatti sovraesposti, anzi la macchina andrà a fare quattro scatti sovraesposti per il nostro bracketing, farà da 2 secondi di partenza, 4 secondi, 8 secondi, 15 secondi, 30 secondi. Quindi con quattro scatti sovraesposti con uno stop di distanza l'uno dall'altro arriveremo a 30 secondi. Se fate uno scatto in bracketing di 7 scatti, allora il massimo sarà 4 secondi, perché a quel punto la macchina farà 8 secondi, 15 secondi, 30 secondi. Insomma, dovete ricordarvi che lo scatto di base non deve essere mai più lungo di così, altrimenti la macchina non vi farà gli scatti necessari, molto semplicemente. Quindi, insomma, se fate uno scatto di base, diciamo, centrale di partenza, di 10 secondi, la macchina farà uno scatto di 20 secondi e poi non potrà più andare avanti perché 40 non li può fare, aggiungendo, diciamo, uno stop sul vostro scatto di base. Ora abbiamo la nostra composizione, abbiamo la nostra immagine scattata. Ho fatto un bracketing in macchina automatico di 9 scatti a F11 ISO 100, partendo da uno scatto di base di 2 secondi. Abbiamo tutti gli scatti che ci servono, probabilmente ce ne serviranno anche molto meno, però vedremo tra un attimo come unirli con la tecnica dell'HDR in Lightroom, che io personalmente non prediligo, e la tecnica della multiesposizione manuale con le maschere di luminosità, che io preferisco. Ecco, abbiamo adesso i 9 scatti importati su Lightroom. Qui abbiamo lo scatto centrale, quello che nel video avevo detto correttamente esposto, però parliamone, perché come vedete questo non è uno scatto correttamente esposto, è uno scatto comunque buio. Questo perché? Perché sono partito con la regola dei 2 secondi per fare poi lo scatto più luminoso a 30 secondi. E vedete che lo scatto luminoso ha comunque tutti i dettagli delle zone in ombra presenti, mentre lo scatto più buio ha tutti i dettagli anche delle luci più estreme. Quindi con questi 9 scatti abbiamo la possibilità adesso di unirli in HDR. È questo il primo metodo che vedremo. Quindi selezioniamo tutte le immagini. Clic col tasto destro, Unione foto HDR, oppure Ctrl H se volete usare la tastiera. Lightroom proverà adesso a creare un'anteprima HDR, che quindi è un'anteprima. Non spaventiamoci se si tratta di un file comunque buio che va a somigliare, diciamo, allo scatto di partenza, perché comunque sarà uno scatto dove all'interno saranno immagazzinati tutti i dati, dalle ombre più chiuse alle luci più alte. Ecco, come immaginabile, appunto, lo scatto assomiglia molto a quello di partenza, ma va bene così, non spaventiamoci. L'importante è che non ci siano elementi strani in movimento. In quel caso potremmo utilizzare il livello di rimozione, effetti fantasma, basso, medio o alto, anche se alto ve lo sconsiglio, per rimuovere gli oggetti in movimento, che in questo caso non ci sono. Quindi facciamo clic su Unisci. Adesso Lightroom creerà un nuovo file qua in fondo, che è il nostro HDR. Eccolo qua. Quindi se noi adesso entriamo in modalità di sviluppo in questo HDR, vedremo che qui abbiamo tutti i dettagli delle luci più estreme e abbiamo tutti i dettagli anche delle zone in ombra più estreme, come qua dietro, con veramente quasi zero rumore digitale, in quanto abbiamo scattato sempre con ISO 100. Quindi da qui è possibile partire e cominciare a sviluppare la foto. Dopo vedremo la foto elaborata in HDR. Prendiamo invece in considerazione la modalità di multiesposizione manuale in Photoshop, che è quella che a me piace fare per avere il massimo controllo. Allora, intanto ci servono meno scatti dell'HDR, perché 9 scatti sono fin troppi per il recupero delle luci se le andiamo a recuperare manualmente. Possiamo scegliere uno scatto di base, di partenza, che può essere questo, da cui abbiamo correttamente esposto praticamente tutta la scena, tranne i lampioni e le zone più in luce. Quindi scegliamo con la P sulla tastiera questa foto e cominciamo adesso a scegliere i file sottoesposti per il recupero delle luci. Prenderei questo e addirittura anche questo, dove vediamo che c'è parecchio dettaglio nella zona bruciata, che inizialmente era bruciata. Quindi con i quattro scatti che abbiamo selezionato, solo questi quattro, andiamo a fare delle modifiche di base in modalità sviluppo. Selezioniamo lo scatto dove
diciamo, si vede qualcosa, e facciamo qualche correzione di base che deve andare bene per tutti gli scatti. Partiamo quindi con rimozione aberrazione cromatica, un po' di nitidezza, sicuramente buttiamo giù un po' la saturazione dell'arancio, del giallo e del blu sicuramente, e impostiamo correttamente il bilanciamento del bianco. Perfetto. A questo punto possiamo sviluppare, e guardando esclusivamente alle luci, scatto per scatto. Quindi guardiamo qui alle luci e non le cercheremo di recuperare tutte in una volta, perché altrimenti diventeranno grigie. Cercheremo un buon compromesso, perché tanto abbiamo ben tre foto da usare poi come livelli in Photoshop per andare a recuperare per bene tutte le altre luci. Importante è non cominciare a vedere le luci che diventano grigie, perché allora lì è brutto, vuol dire che stiamo cercando di recuperare l'irrecuperabile, cioè l'interno del lampione, diciamo. Ok, siamo a posto, selezioniamo tutti e quattro gli scatti, modifica, in, apri come livelli in Photoshop. E abbiamo le quattro foto aperte come livelli, che devono essere ordinate in questo modo, la più chiara in basso e la più scura in alto. Utilizzeremo maschere di luminosità, io utilizzo il TK7, ma potete usare tranquillamente un altro pannello di maschere di luminosità che vi aiuterà nello sviluppo della foto. Sono, il funzionamento è simile in tutti, addirittura c'è il TK6 Basic che è gratuito e funziona praticamente come questo. Allora, applichiamo maschere nere, tenendo premuto Alt insieme al pulsante di nuova maschera, e abbiamo quindi nascosto tutti i livelli di recupero delle luci. Adesso scegliamo una selezione di luminosità che vada a targetizzare le zone più in luce che noi vogliamo adesso recuperare. Direi di partire con una Lights 2 e la selezioniamo. Adesso, con la selezione attiva e con un pennello bianco su maschera nera, andremo a recuperare le luci con un'opacità diciamo al 30%. Se è troppo poca la aumentate l'opacità, se è troppo forte la diminuite. Potete sempre fare più passaggi per il risultato che volete. Naturalmente non dobbiamo con un solo passaggio, con un solo livello, andare a recuperare tutte le luci, perché questo genererà un risultato poco naturale. Andiamo a fare le passate che servono su ogni livello. Adesso tiro un po' via per farvi capire il procedimento, naturalmente è qualcosa che ci può volere un pochino più di tempo, però qui vediamo che già iniziamo a recuperare le luci e non è cambiato niente nel resto dell'immagine. Noi sappiamo perfettamente che la stragrande maggioranza di tutti i pixel di questa immagine viene presa dallo scatto nostro di partenza. Deselezioniamo con Ctrl D e spostiamoci sul livello successivo, e adesso selezioniamo una Lights 3 e andiamo avanti con lo stesso procedimento. Deselezioniamo, spostiamoci sul livello successivo, andiamo con una Lights 4, la selezioniamo e continuiamo a recuperare le luci con un'opacità molto bassa adesso. Deselezioniamo, possiamo raggruppare i tre livelli di recupero luci in un gruppo, chiamarlo recupero luci, in modo da vedere il nostro prima e dopo. Vediamo che le luci sono recuperate e abbiamo un controllo massimo su tutta l'immagine. A questo punto possiamo andare avanti nello sviluppo e adesso vi faccio vedere il paragone tra la foto elaborata con la tecnica dell'HDR e la foto elaborata con la tecnica della multiesposizione in Photoshop. È un procedimento molto manuale che secondo me mantiene però un grande livello di fedeltà con la scena e un grande senso di realismo. A volte si vedono spesso luci fin troppo recuperate con immagini che perdono completamente contrasto, non è il caso della multiesposizione manuale. Vediamo quindi nel dettaglio il recupero della luce sia in una foto che nell'altra. Adesso torniamo sul video dal campo, perché la mattinata è andata avanti, l'alba è arrivata, la luce è rimasta e la luce ha fatto anche un po' della sua magia. Andiamo avanti.
Allora, spero che il tutorial vi sia stato utile. Adesso cominciamo ad entrare, anzi siamo già belle che entrati nella Golden Hour. Le luci della città si sono praticamente tutte spente, quindi adesso è il momento di attendere ancora un pochino, aspettare un pochino di più di luce ambientale e che bilanci un pochino la scena. Il cielo sta prendendo delle bellissime tonalità e potrebbe anche essere il momento, questo ovviamente siamo usciti dalla fase di multiesposizione notturna, adesso con uno massimo due scatti si riesce a esporre correttamente tutta la scena e magari possiamo provare anche a montare qualche filtro, vedere cosa succede allungando un po' i tempi di scatto per vedere se queste nuvole sfumano un pochino. Bellissima alba. Sono molto contento perché era da molto che volevo fare questo spot e le condizioni sono state veramente perfette. Tra l'altro sta arrivando nelle colline intorno a Firenze una nebbiolina bassa dovuta all'umidità della notte che si sta alzando. Se rimane, l'atmosfera è veramente magica perché si crea una bellissima separazione tra i monumenti del centro storico di Firenze e lo sfondo. Che bellezza! Allora, bella, bellissima alba. Spero che le foto vi siano piaciute. A me è piaciuto molto scattare da qua, veramente un bel punto particolare di Firenze. Una serie di visuali, di prospettive un pochino più insolite rispetto alle classiche e mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Adesso c'è una bella luce diffusa anche grazie alla nebbia che sta persistendo. Però comincia a essere una luce un po' troppo dura per scattare, quindi è il momento di andare via. Spero che il tutorial sulla multiesposizione notturna vi sia stato d'aiuto. Ricordatevi che sul mio sito sono sempre disponibili il videocorso base di fotografia e il videocorso di post-produzione dove studiamo insieme tutte le tecniche di post-produzione che utilizzo. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao!